Avevo un negozio fino a 2 anni fa, che ho aperto dopo tanti sacrifici, dopo che mi sono messo da parte i soldi. Purtroppo è andato male e abbiamo dovuto chiudere. Un negozio di estetica. Un negozio di estetica, sì. Le tasse sono tante, l'IVA, l'INPS, l'INAIL, e non è andato a buon fine, quindi ho dovuto chiudere. E invece adesso com'è la tua attività? La mia attività è totalmente a nero. Lavoro a casa. Quindi tu ricevi le tue clienti a casa. Sì. Tra un po' arriverà il reddito di cittadinanza. Ti sei fatta già un pensiero su cosa potrai fare se per te potrebbe essere un'opportunità? Beh, sì. Se rientrassi in quella categoria sarebbe fantastico. Pare che ci sarà addirittura il carcere per chi prova a fare il furbo con reddito di cittadinanza. Devi comunque venire con un mandato, buttare giù la porta e vedere che io effettivamente sto lavorando a casa a nero senza dichiarare nulla. Sì, Dovresti appunto, dici, scoprirlo. perché seppure mi trovano a fare una pulizia del viso, e chi l'ha detto che mi pagano? Questa manicure che mi stai facendo adesso, quanto può costare in negozio? Diciamo che va dai 20 a 40 euro. Invece tu quanto riesci a farlo da casa? Quanto 20 euro. riesci a guadagnare? Beh, riesco a guadagnare anche 2000 euro. Io ho fatto due conti e se devo aprire la partita IVA, devo pagare il commercialista più l'IVA che devo versare ogni tot tempo, adesso non mi conviene. Mi conviene prendere 700 passa euro di reddito di cittadinanza. Siamo pronti, stiamo per andare a chiedere il reddito di cittadinanza. Ora andiamo al CAF, andiamo a dare tutti i documenti che mi hanno chiesto. Io non ho appartamenti, non ho proprietà, ho un ISEE molto basso, quello dell'anno scorso era di 200 euro e vediamo se a fine aprile mi daranno un esito positivo. Mettiamo caso che tu a fine aprile avrai il reddito di cittadinanza, no? Continuerai comunque a fare il tuo lavoro. Beh sì, per forza. Ma non ti senti un po' in colpa? No. Se non riesco a trovare un lavoro che mi permetta di vivere, perché dovrei sentirmi in colpa? Anzi, è una cosa positiva, finalmente c'è una cosa a favore di chi come me è in difficoltà, non ha proprietà, non ha modo di andare avanti. Ci avresti mai creduto? No, ma vediamo. Ci rientro perché ho l'ISEE basso. Quindi ho buone possibilità di riuscirci. Poi a fine aprile danno la risposta, no? Immagino che con questa storia del reddito mi stanno massacrando. No, pensavo peggio, io ero preparato male. Le richieste ne hanno fatte? Paura, perché non so politica. Io ho fatto, vero? Quindi che ti hanno detto? Mi hanno detto che ho tutti i requisiti, potrei avere tutti i requisiti per avere il reddito. Quindi consegnato l'ISEE, consegnato tutti i documenti, è Sì. Devo quasi fatto. Ora quanto devi aspettare? aspettare fino aprile. Quindi è quasi fatta. Speriamo.